Quando nel maggio scorso il cardinale Caffarra invitò i preti della diocesi a partecipare ad un pellegrinaggio a Malta in occasione dell'anno paolino, non poteva immaginare che il 13 gennaio 2009 sarebbe stato il primo giorno di vita della nuova Alitalia. E così le cronache della vita sindacale sono entrate prepotentemente in quella che doveva essere un'esperienza tipicamente spirituale. Costretti dalla cancellazione del primo volo Bologna-Roma ad un trasferimento in pullman a Linate alle 4 del mattino, ci siamo trovati nel bel mezzo di una agitazione sindacale proclamata dai dipendenti SEA. Si è così innescata una concatenazione di imprevisti che ci ha fatto arrivare a Malta bene o male in 36 ore, quando ne occorrono in realtà circa 2 e mezza. È stato un po' un pellegrinaggio sul segno dell'imprevisto, voli cancellati, pioggia, trasferimenti. Questo però ha creato qualcosa di inaspettato forse, a parte un po' di attese troppo lunghe. Di inaspettato, dunque, beh, un buon clima di ironia generale, ma molta ironia. E poi, come dire, con Don Maurizio Mattarella abbiamo steso un elenco di sfortune della nostra andata che potrebbe essere pubblicato, ma meglio di no. Ma perché a Malta? Gli ultimi capitoli degli Atti degli Apostoli purtroppo sono poco conosciuti, anche perché non vengono letti nella liturgia della Messa. La nave che portava San Paolo prigioniero a Roma per comparire al giudizio dell'imperatore incappò in una terribile tempesta che per 2 settimane la lasciò in balia delle onde, finché andò a sfracellarsi contro gli scogli di Malta. L'arcivescovo ha voluto portare i sacerdoti a vivere un momento di fraternità e di ascolto della parola di Dio in questi luoghi che ci parlano ancora del coraggio apostolico di Paolo e della sua determinazione a servire fino alla fine il Vangelo di Cristo. Il viaggio dunque è cominciato male, abbiamo perso più di una giornata tra aeroporti e valigie, siamo stati accompagnati fino all'ultimo giorno da una pioggia persistente e notare che a Malta piove pochissimo. Il gesuita padre Paolo Bizzetti ci ha condotti in una rilettura teologica e spirituale dell'itinerario di fede dell'Apostolo. Naturalmente, essendoci poco tempo, ci siamo fermati soltanto su alcuni aspetti principali, ovvero questo incontro di San Paolo con Gesù, la sua esperienza della grazia che l'ha portato a ricomprendere in modo nuovo il rapporto con la legge. E poi naturalmente non poteva mancare fermarci sul testo del naufragio di Paolo a Malta, essendo nel luogo dove questo è avvenuto. E poi abbiamo guardato anche alcune delle implicazioni del Kerygma paolino sulla vita delle comunità, dei singoli e delle comunità. La permanenza sull'isola è stata anche occasione per visitare luoghi incredibilmente carichi di storia, a cominciare dalla concattedrale di San Giovanni alla Valletta, antica sede spirituale dei Cavalieri di Malta, che hanno così profondamente segnato la storia dell'isola, una chiesa ricchissima di opere d'arte, tra i quali soprattutto i 2 capolavori di Caravaggio, il San Girolamo e il Martirio del Precursore. La chiesa dedicata a San Paolo naufrago, sempre ritratto con il fuoco e la vipera, a ricordo di quanto accadde al santo appena sbarcato sull'isola. Con 2 venerate reliquie provenienti da Roma, un osso del braccio e una parte del ceppo su cui fu decapitato per Cristo. La cattedrale metropolitana di Mdina, le strette vie e i nobili palazzi dell'antica capitale dell'isola. Particolarmente suggestivo è stato visitare la grotta utilizzata dai romani come luogo di detenzione per i prigionieri in transito e dunque luogo in cui sicuramente venne custodito San Paolo durante le settimane di permanenza sull'isola.
Le disavventure condivise hanno reso da subito molto compatto il gruppo dei sacerdoti, composto da personalità molto diverse, dagli 83 anni di Don Saverio Aquilano ai 28 di Don Tommaso Rausa, preti vissuti tanti anni sulla breccia delle responsabilità parrocchiali e giovanissimi cappellani freschi di crisma, preti da meditazione e preti da battaglia. Giornate di fraternità profonda, lunghe ore di aeroporto che diventavano momenti di scambio, preghiera in comune, desiderio di conoscenza. Beh, penso che è stata un'esperienza utile nell'anno dedicato a San Paolo, vedere in un posto dove Paolo è stato accolto, dove Paolo ha incoraggiato i suoi compagni di sventura, no? E, ecco, abbiamo rivissuto assieme dei momenti in cui, anche con l'aiuto di Padre Paolo, ecco, siamo stati guidati alla comprensione anche dell'avvenimento del naufragio che Paolo ha fatto a Malta. Due ricordi di questi tre giorni trascorsi insieme. Il primo ricordo è la bellezza di essere stati insieme in questi giorni, un po' all'inizio naufragati, ma poi ci siamo ripresi molto bene. L'altra, i posti che si pensano di San Paolo, con l'aiuto di Bisetti, mi ha aiutato parecchio, sono stato contento. Mi è piaciuto molto la sua lettura, la definirei quasi mistagogica della storia, perché ci ha fatto vedere come in trasparenza il disegno di Dio, attraverso la testimonianza di Paolo, sia un qualcosa che è alla portata di tutti, tutti i giorni. Ed è un modo bellissimo, affascinoso di leggere la storia, gli eventi e le circostanze della vita. A poche ore dalla partenza esce finalmente il sole. L'occasione è buona per completare quasi insperatamente la visita agli scogli su cui andò a sfracellarsi la nave di San Paolo.